Il 2008, videoludicamente parlando, è stato un anno ricco di uscite interessanti, che soprattutto dall'autunno in avanti si sono rincorse e moltiplicate, lasciando agli utenti solo l'imbarazzo della scelta quanto ad acquisti natalizi. Ora che ci avviciniamo al gran finale, è tempo di gettare uno sguardo al nuovo anno, che si preannuncia ancora più ricco di sorprese. Xbox 360 ha avuto un 2008 caratterizzato da ottime esclusive, che tra la strenua difesa contro gli assalti delle locuste e i misteri di Albion, hanno regalato ai possessori della piattaforma Microsoft molte ore di sano divertimento. Il 2009 porta con sé alcuni nomi di grande richiamo, tra cui spicca senza dubbio Halo Wars, prequel in salsa strategica che riporta indietro gli orologi di 20 anni per raccontare ai fan nuovi retroscena della guerra contro i Covenant. Nonostante le fazioni in lotta siano tre, numero raggiunto con la conferma della presenza dei Flood, la campagna sarà vissuta dal punto di vista degli umani dell'UNSC. La trama verrà raccontata sia tramite spettacolari video in CG, sia durante lo svolgimento stesso del gioco, e rimane uno dei punti focali del titolo. Lo sviluppo da parte di Ensemble Studios, padri di Age of Empires, assicura una profondità strategica di ottimo livello. Il 27 febbraio la battaglia avrà finalmente inizio. Gli appassionati di corse non rimarranno delusi. Oltre ad un probabile terzo capitolo di Forza Motorsport, di cui ancora non si sa nulla, il 2009 vedrà l'avvento di Race Pro, titolo sviluppato da Symbian, finora conosciuta per i suoi titoli simulativi su PC. Il gioco promette un livello di simulazione finora sconosciuto su console, un parco macchine vasto, una buona selezione di circuiti licenziati ed una divertente modalità hot seat. Scaldate i motori in attesa di febbraio. Un altro nome di grandissimo richiamo, che potrebbe finalmente essere rilasciato nel 2009, è Alan Wake. Dagli stessi sviluppatori di Max Payne, un survival horror caratterizzato da un'ambientazione free roaming e da un carismatico protagonista, scrittore, guarda un po', di libri horror, le cui disavventure cominceranno con la scomparsa dell'amata moglie. Il lunghissimo periodo di sviluppo ha creato un hype incredibile attorno a questo titolo, ma anche da Microsoft arriva voce che l'attesa sembra davvero destinata a concludersi nel corso del prossimo anno. Wrote the story. Dr. Hartman's right. You're crazy. It's all in your head. You are making this up. Must be tough. Knowing that your words will change things. Who's there? It's anche il mondo dei GDR online troverà il suo spazio su Xbox 360. Nonostante i problemi della versione PC, dovuti alla scarsa popolazione dei server, Funcom non ha ceduto ed il porting da PC di Age of Conan è stato confermato per il 2009, ma i dettagli al riguardo sono ancora troppo pochi per esprimere pareri. Anche passando a titoli multipiattaforma, i nomi altisonanti non mancano. Si parte con Resident Evil 5, la cui impronta sempre più action trova notevole sfogo nella nuova cooperativa per due giocatori. Senza portare particolari novità rispetto al gameplay e alla tecnica del precedente capitolo, con l'introduzione della cooperativa, questa quinta iterazione regalerà agli appassionati un bel numero di ore di divertimento. L'appuntamento è per il 13 marzo. Gli appassionati di picchiaduro sono invece in trepidazione per l'avvento di Street Fighter 4, il cui rilascio fissato per il 20 febbraio promette un mix tra tradizione ed innovazione, grazie ad un comparto grafico artistico e meccaniche che, prendendo spunto dai classici della saga, si rinnovano. Il 2009 vedrà l'avvento anche di un IP completamente nuovo, che fa del free roaming e della distruzione di massa i suoi punti di chiave. Prototype promette un'azione veloce e violenta grazie alle caratteristiche uniche del protagonista e ai suoi incredibili poteri dovuti all'ibridazione ottenuta con un potente virus che minaccia l'umanità. Le ottime premesse sono state parzialmente offuscate da qualche preview non proprio convincente. Non resta che aspettare il 27 marzo per fugare ogni dubbio. Il 2009 vedrà anche l'avvento su Xbox 360 di una storica esclusiva PlayStation 3. Il 13° capitolo del brand Final Fantasy passa al multipiattaforma ed anche i possessori della console Microsoft potranno godersi il JRPG più apprezzato al mondo. Vi sono poi un gran numero di titoli di cui è ancora troppo presto per parlare. I seguiti di BioShock, Assassin's Creed e Call of Duty non mancheranno di monopolizzare l'attenzione, ma c'è anche spazio per nuovi IP, quali I'm Alive di Ubisoft ed il recentissimo Dante's Inferno di Electronic Arts, senza dimenticare l'attesissimo Mass Effect 2. Nonostante la lista di esclusive della concorrente Sony sia per ora più ricca, il 2009 marchiato Xbox 360 si preannuncia come un degno successore dell'anno corrente. Da febbraio in avanti ci sarà solo l'imbarazzo della scelta.